Nel primo giorno di applicazione della nuova ordinanza che sancisce nelle zone bianche a livello nazionale la fine dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, non si placano le polemiche e le perplessità sull'analogo dispositivo voluto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il Codacons ha accusato il governatore di aver creato confusione perché la sua ordinanza non fa altro che ribadire concetti analoghi a quelli nazionali. Intanto a Salerno le persone hanno preferito continuare ad indossare la mascherina, come è emerso da un giro sul corso Vittorio Emanuele questa mattina. Chi preferisce comunque tenerla? Sì, per il momento sì, anche se spero che prima o poi si leva, perché col caldo la cosa è un fastidio, è una cosa in più in effetti. Quindi è d'accordo con il presidente della regione che ha limitato un po' la libertà di toglierla? Sì, sono d'accordo, ma spero che si ritorni come prima, perché è una schiavitù praticamente uscire sempre con questa mascherina in tutti i momenti e dappertutto, perché col caldo, con la cosa, diventa comunque fastidiosa alla fine, è un'incombenza che poi pesa dopo tanto tempo, questo è il discorso, quindi spero che man mano che ci normalizziamo anche questo fatto finisca, come del resto eravamo già abituati da sempre. Due casi opposti, uno senza mascherina, l'altro con la mascherina. Si deve tenere o non si deve tenere? Qua si deve tenere all'aperto, ma io sto in bici però. Ha fatto bene il presidente della regione a decidere di lasciare ancora le mascherine per noi? Ma io sono del parere che fa bene, il tempo necessario. E comunque, in effetti, è a facoltà delle persone che, quando vedono il pericolo, si mettono la mascherina, volendo, cioè nelle ore libere che non c'è nessuno, non c'è ragione, però quando c'è un po' di amaretta. In questo caso lei la tiene volentieri. No, assolutamente, però ci tengo anche alla vita. Alla vita, però all'aperto fa un po' male tenere la mascherina con questa temperatura. Io per me me la metto, a paura c'è ancora. Siete felici di poter togliere la mascherina da oggi? Ah, da oggi si può togliere? Tu eri già senza. Sì. In campagna si dovrebbe tenere in luoghi di assembramento, sì. Quindi è giusto tenerla? Sì, sì, giusto, giusto. Mascherina sì, mascherina no, che ne pensa lei? Mascherina sì. Fatto bene il presidente De Luca a limitare ancora l'uso? Penso di sì, è meglio proteggersi. Diciamo, ancora la situazione un po', diciamo, delicata, è meglio continuare per un altro mesetto in questa situazione. Anche per lei è così? Sì, tranquillamente. Diamo... un sacrificio che vale la pena correre, insomma. Sì, di questi tempi è forse un sacrificio un poco grande perché dà fastidio, l'AFA, però conviene, è preferibile.